Ciao a tutti. L'argomento di oggi sta suscitando molto scalpore in Italia. Immergiamoci nella controversia che circonda Roberto Vannacci e la famosa pallavolista Paola Egonu. La controversia. Roberto Vannacci si è recentemente trovato al centro di un acceso dibattito. Ha espresso commenti sui tratti somatici di Egonu, affermando che non rappresentano la maggioranza degli italiani. Pur congratulandosi con la nazionale italiana di pallavolo per la vittoria, le sue affermazioni hanno generato indignazione. Un precedente importante. Le dichiarazioni di Vannacci riportano alla memoria una controversia simile avvenuta la scorsa primavera. All'epoca, Egonu aveva sporto denuncia contro Vannacci per commenti analoghi, denuncia poi archiviata. Questo episodio ha riacceso la discussione su razza e libertà di espressione in Italia. Un'opinione pubblica. Divisa. Le persone sono divise. Alcuni sostengono che le parole di Vannacci siano razziste e discriminatorie. Altri credono che stia esercitando il suo diritto alla libertà di parola. La controversia ha spaccato l'opinione pubblica, con alcuni a difesa di Vannacci e altri che lo condannano duramente. Le parole di Vannacci. Analizziamo ora le parole pronunciate da Vannacci. Egli ha riconosciuto il talento atletico di Egonu, ma ha sottolineato che le sue caratteristiche fisiche non sono tipiche della maggior parte degli italiani. Ciò ha provocato un'ondata di indignazione, soprattutto sui social media. Molti hanno accusato Vannacci di voler escludere Egonu dalla comunità nazionale, nonostante i suoi successi sportivi. Una questione delicata. Il dibattito va oltre i commenti di un singolo individuo. Mette in luce i problemi persistenti di integrazione e rappresentazione in Italia. Nonostante i progressi compiuti negli anni, permangono pregiudizi e stereotipi legati all'etnia e al colore della pelle. Le parole di Vannacci hanno riaperto una discussione necessaria ma scomoda sulla costruzione di una società più inclusiva. Conclusione. In definitiva, le parole di Vannacci, a prescindere dalle intenzioni, hanno messo in luce la necessità di promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione. È essenziale che tutti si sentano rappresentati e valorizzati. E tu, cosa ne pensi? Sono i commenti di Vannacci una questione di libertà di parola o sconfinano nel razzismo? Fammelo sapere nei commenti qui sotto. Grazie per la visione. E non dimenticare di mettere un like, condividere e iscriverti per altri contenuti stimolanti. Alla prossima!